Namaskar! Benvenuti a tutti, benvenuti bimbi, ben ritrovati al nostro incontro del lunedì mattina a We Like Volvera Mia SD e sono Ilaria Ramundo. Ben ritrovati nella mia tavernetta, ormai è diventata una sala riprese. E oggi, come gli altri lunedì, facciamo appunto l'incontro di yoga per bambini. Allora, nel frattempo che qualcuno si connette, visto che sono proprio adesso le 11, mi presento. Io sono, per chi non mi conosce, sono Ilaria Ramundo, faccio parte dell'associazione Mia SD e sono, oltre che un'insegnante di yoga per bambini, sono un'operatrice e istruttrice di Shiatsu, Master Reiki e terapista della risata. Mi occupo appunto, come avete ben capito, di benessere interiore. E mi piace tantissimo lavorare con i bambini e proprio per questo ho conosciuto questa meravigliosa dello yoga dei bambini e mi piace dedicare del tempo a loro, di aiutarli a conoscere se stessi. Di aiutare a rispettare se stessi, ad amare se stessi e di conseguenza a amare gli altri, sia amare le persone che amare anche qualsiasi cosa che li circonda nella natura, nel mondo. Ebbene, iniziare da bambini ad aiutarli a capire queste cose, perché comunque più si cresce, più ci si imbatte in problematiche, in storie di vita sempre magari più complesse, quindi se ci amiamo, ci vogliamo bene, tutto rimane sicuramente più semplice. Bene, allora per oggi possiamo iniziare. Che cosa abbiamo bisogno? Io ho preso un pennarello verde perché oggi mi piace il colore verde. Voi scegliete un pennarello che più vi piace o più colori, perché adesso andremo a vedere che cosa faremo insieme. Un paio di forbici e un foglio bianco. Costruiremo un fantastico bruco perché proprio il bruco Luigino oggi sarà il nostro compagno di giochi nello yoga per bambini. Ci salutiamo. Io vi ho già salutato all'inizio, ma per chi si è connesso solamente adesso, facciamo il nostro saluto, il saluto che utilizziamo in yoga per bambini e possiamo utilizzare sicuramente tutte le volte che salutiamo delle persone perché è un saluto molto particolare. Qui ci sono le carte, come sempre, e la prima carta è proprio quella del saluto, il Namaskar. Come si fa? Si uniscono le mani, palmo, palmo, dito, dito, in questo modo. Portiamo le nostre mani, le appoggiamo al capo, quindi alla mente, perché salutiamo con la mente. Delicatamente le abbassiamo e le appoggiamo al cuore, perché salutiamo con il cuore, e lentamente, un pochettino ci inchiniamo con il capo e diciamo la parola Namaskar. Namaskar ha un significato molto profondo ed è un saluto meraviglioso, perché vuol dire che saluto e riconosco l'amico che c'è in te. Salutare una persona con il Namaskar vuol dire che questa persona è un nostro amico, una nostra amica e riceverlo è anche meraviglioso perché vuol dire che noi siamo amici di qualcheduno. Quindi fatelo sempre, non solo nel gioco di Yoga Bimbi, perché è estremamente meraviglioso. Bene, vi ho anticipato che oggi giocheremo con Luigino il Bruco e dobbiamo costruirlo. Per prima cosa, quindi come detto, ci serve un foglio bianco, un paio di forbici, tagliamo una striscia nel lato più corto, se lo vogliamo fare corto questo bruchino, se no possiamo farlo anche bello lungo. Io adesso per questione di tempo lo faccio un po' corto, quindi taglio una striscia sul foglio, perfetto. Ok, perché questo bruco ci aiuterà. Ecco qua, appoggio, togliamo pure le forbici, adesso non ci servono più. Poi prendiamo questa striscia, tra l'altro il foglio io l'ho preso bianco, ma se volete potete utilizzare un foglio colorato oppure dopo andarlo a colorare. Quindi prendiamo questa striscia, la dividiamo a metà e facciamo una bella piega. In questo modo.
Poi lo apriamo, quindi AL, ok? Scegliamo uno dei due lati e facciamo di nuovo un'altra piega a metà, in questo modo qua. Pieghiamo. Perfetto. Spero si veda. Ok. E ancora un'ultima piega. Disegniamo, pieghiamo proprio fino ad avere un rettangolo piccolino. Perfetto, in questo modo qua, ok? Ora facciamo la stessa cosa, giriamo la striscia di carta, facciamo la stessa cosa sul lato che ci rimane, quindi piego a metà, piego bene, 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 e poi ripiego, perfetto. Ok, disegno, schiaccio bene queste due pieghe e poi chiudo, come se fosse tipo un libricino. Perfetto. Ok, riprendiamo le forbici, che mi ero dimenticata, forbici, e vediamo che abbiamo quattro angoli. Dobbiamo arrotondarli, quindi prendiamo le nostre forbici, facciamo giusto gli arrotondamenti, per tutti e quattro gli angoli. Ok, benissimo, ottimo, adesso le forbici non ci servono più e abbiamo quindi, diciamo, il nostro foglietto tutto piegato senza angoli. Ora lo apriamo, ok, benissimo, e abbiamo il nostro bruchino. Ok? Poi prendiamo il pennarello che abbiamo scelto, il colore che abbiamo scelto, nella parte iniziale disegniamo gli occhietti, il nasino e la bocca. Io ad esempio, visto che io oggi no, ma comunque io porto gli occhiali, lo faccio con gli occhiali. E voi potete farlo come più vi piace. Eccolo qua, abbiamo costruito il nostro amico bruchino, Luigino. Poi, con calma, potete decidere di utilizzare tanti colori, colorare tutto il suo corpo. Date sfogo alla vostra meravigliosa fantasia. Bene, adesso Luigino lo mettiamo qui e andiamo a raccontare la storia. La storia che parla proprio di Luigino, il bruco, e questa storia si intitola La natura non ha fretta. E iniziamo. Luigino era un bruco impaziente e curioso. Sapeva che prima o poi sarebbe diventato meraviglioso. Tutti i giorni all'ombra di un albero attendeva, ma adesso di aspettare proprio più non poteva. Decise di chiedere aiuto agli amici della foresta che erano riuniti per una grande festa. C'era Annarita, la cicogna. Disse che non sapeva. Carmela, eccola qua, la rana, impicciarsi non voleva. E poi c'era anche Arturo, il coniglio, perder tempo con lui non poteva. Arrabbiato Luigino gridò, salendo su una grande roccia. Non sapere quando questo succederà proprio mi scoccia. Allora Vanessa, la farfalla, con tanta dolcezza si avvicinò a Luigino facendogli una carezza, proprio così. Come me diventerai, se attendere saprai. E Clotilde, la tartaruga, gridò,
ad essere calmo e andare piano, io ti insegnerò. Ma Luigino furibondo si rifugiò su un bel fiore rosso. Ecco il fiore. E iniziò a piangere a più non posso. Ad un tratto, dal cielo, la pioggia venne giù. Ecco qua la pioggia. Venne giù. E dopo un giorno quel bruco peloso non c'era più. Farfalla era diventato e verso le nuvole era volato. Alla natura fretta non si può dare. Secondo le sue leggi tutto deve andare. Avete sentito che meravigliosa storia? Adesso, come avete visto, piano piano ci sono delle posizioni. Quindi prima abbiamo creato con le nostre manine il bruco Luigino con la carta e adesso invece utilizziamo il nostro corpo per disegnare questi animali che abbiamo incontrato e anche la roccia piuttosto che l'albero, proprio come abbiamo visto con le immagini delle nostre carte. Allora, risistemo velocemente le carte. Perfetto, ci siamo, ecco qua, opla, infatti, fantastico, il bello della diretta, niente, mi sono scivolate tutte le carte, volevo essere molto precisa, molto bene, ok, il coniglio, adesso li metto subitissimo a posto. La roccia, poi abbiamo la farfalla, la tartaruga, il fiore, la pioggia e la nuvola. Ottimo, sono scivolate ma ce l'abbiamo fatta. Benissimo, allora iniziamo di nuovo a raccontare questa meravigliosa storia e iniziamo a utilizzare quindi il nostro corpo come se fosse una matita, proprio per disegnare queste meravigliose posizioni di yoga. Luigino era un bruco impaziente e curioso. Sapeva che prima o poi si sarebbe diventato meraviglioso. Tutti i giorni all'ombra di un albero attendeva e facciamo l'albero. I piedi li posizioniamo larghi quanto le nostre spalle. Scegliamo il piede con cui iniziare, lo alziamo e appoggiamo il tallone del piede alla caviglia opposta. Prendiamo le mani e le portiamo su a Namaskara, sopra il nostro capo. Contiamo fino a 3, 1, 2, 3. Scegliamo la posizione, lentamente riappoggio il piede a terra e facciamo la stessa cosa dalla parte opposta, quindi tallone appoggiato alla caviglia con le mani su a Namaskar sopra il capo e ripetiamo, contiamo fino a 3, 1, 2, 3 e sciolgo e di nuovo stessa cosa, altro piede su, 1, 2, 3, giù, ultima volta, appoggio il tallone al piede opposto, alla caviglia opposta, sulle mani, a Namaskar, 1, 2, 3, e sciolgo, e così, perché attendeva su quest'albero, non voleva aspettare, proprio più non poteva Luigino, così decide di chiedere aiuto ai suoi amici che erano riuniti in una grande festa. C'era Anna Rita, la cicogna, guardate un po', in questo caso sempre in piedi, piedi larghi quanto
scegliamo da che gamba iniziare, alzo in su, piego il ginocchio e appoggio il ginocchio, la gamba sul ginocchio opposto. Attenzione, prendiamo l'equilibrio e portiamo su le mani in questo modo qui. Anche questa posizione la ripetiamo per 4 volte, 2 volte per gamba. 1, 2, 3, giù delicatamente, altra gamba. Piego, appoggio, 1, 2, 3, sciolgo, altra gamba. 1, 2, 3, ultima volta, pronti? 1, 2, 3 e sciolgo. E Annalita, la cicogna, disse che non sapeva. E allora Carmela, la rana, impicciarsi non voleva. Facciamo la nostra amica rana, la nostra amica Carmela. Allarghiamo un pochettino le gambe, le pieghiamo, scendiamo giù e le mani le appoggiamo in mezzo alle nostre gambe. Quando dico su, portiamo sul sedere cercando di tirare su le gambe, in questo modo. Pronti? Su, sul sedere. 1, 2, 3, giù e sedere. Prendiamo un bel respiro e una seconda volta. Pronti? Sul sedere. Ok. 1, 2, 3 e giù il sedere. Pronti per l'ultima volta? Sul sedere. 1, 2, 3 e delicatamente giù il sedere. E poi chi troviamo? Arturo, il coniglio. Eccolo qua. Che perder tempo con lui non poteva. E facciamo il nostro coniglio. Ci mettiamo in ginocchio, tiriamo su i piedi, quindi appoggiamo le punte dei piedi proprio a terra. Ok. Le mani le mettiamo in questo modo sui piedi, quindi abbiamo i pollici che sono internamente e le dita delle mani esternamente appoggiati proprio sul piede, in questo modo qua, ok? E poi con il capo andiamo giù. Mi sposto un pochettino se non vedete il capo. Inspiro profondamente e vado giù. Rimango lì, tre bei respiri e poi torno su. Ok, bene. E poi di nuovo, inspiro profondamente e vado giù di nuovo. Conto fino a tre. 1, 2, 3 e su. Ultima volta, inspiro e vado giù. Ok. 1, 2, 3 e delicatamente torno su. Arrabbiato così, Luigino gridò salendo su una grande la roccia. È un po' simile al coniglio, ma molto più rilassante. Ci appoggiamo sui piedi, ci mettiamo bene in ginocchio, il capo anche qui lo portiamo giù, ma le braccia sono rilassatissime, appoggiate a terra lungo il corpo e rimaniamo lì fermi fermi. 1, 2, 3 ed è lentamente
succederà? Proprio mi scoccia, disse Luigino. E allora arriva Vanessa, la farfalla. Tanta dolcezza si avvicinò a Luigino facendogli una carezza. Come me diventerai, se attendere saprai. Prendiamo i piedi, li uniamo, le nostre piante dei piedi in questo modo, con le mani. Prendiamo le dita dei piedi e svolazziamo con le nostre cosce, le nostre gambe. Queste sono le ali di questa meravigliosa farfalla di nome Vanessa. Vola felicemente, parla felicemente con Luigino. Ogni tanto si stanca. E allora prendiamo le nostre ali, le chiudiamo, abbracciamo, avvolgiamo le ginocchia e appoggiamo il capo sulle ginocchia e ci riposiamo. Uno, due, tre. E lentamente Vanessa, la farfalla, riapre le sue meravigliose ali colorate e vola di nuovo intorno a Luigino. Vola tantissimo, è bellissima. E poi di nuovo si riposa delicatamente. Abbracciamo le ginocchia, le uniamo, appoggiamo la testa alle ginocchia, rimaniamo lì. Contiamo fino a tre. Uno, due, tre. E riapriamo per l'ultima volta. Rivola questa meravigliosa farfalla di nome Vanessa. Ma poi arriva Clotilde, la tartaruga. Eccola qua, la tartaruga, che gridò: ad essere calmo e andar piano io ti insegnerò. Ecco la nostra tartaruga. Uniamo sempre un po' come la farfalla i piedi, le mani le facciamo passare proprio in mezzo alle nostre gambe e uscire da sotto in questo modo, ok? E con le mani prendiamo le dita e i nostri piedi e prendiamo e appoggiamo lentamente, delicatamente il capo ai piedi e rimaniamo lì. Contiamo fino a tre. Uno, due, tre. E poi ritorno su. Sciogliamo un po' e pronti di nuovo per fare la tartaruga Clotilde. Quindi le mani le faccio passare sotto le nostre gambe in questo modo, prendo i nostri piedi e giù il capo. Uno, due, tre, e sciolgo nuovamente. Perfetto, rilasso bene le spalle, le braccia. Per l'ultima volta disegniamo con il nostro corpo la tartaruga Clotilde. Infiliamo le mani sotto le nostre gambe, avvolgiamo con le mani i nostri piedi e andiamo giù. Ultima volta. Uno, due, tre. Ok, perfetto. Ma Luigino, furibondo, si rifugiò su un bel fiore rosso. Ecco qua il nostro fiore. Incrociamo le gambe, teniamo la schiena dritta, uniamo le nostre braccia, gomito con gomito, polso con polso, uniamo le mani a Namaskar. Le apriamo, appoggiamo il mento e facciamo il nostro bel fiorellino.
un bel sorriso perché il fiore è stupendo, è un fiore rosso, dove Luigino si nasconde. Ahimè, piange, a più non posso. Poi questo fiorellino lo facciamo chiudere per andare a fare un po' di riposino. In questo modo, uno, due, tre. Polso, appoggiamo il mento sulle nostre mani aperte, un bel sorriso. Uno, due, tre, e di nuovo chiudo delicatamente, appoggio. Rimango lì. Questo bellissimo fiore rosso. Uno, due, sciolgo. Ma poi cosa accade? Ad un tratto dal cielo la pioggia venne giù e dopo un giorno quel bruco peloso non c'era più ed era diventato una meravigliosa farfalla. Ora disegniamo la nostra pioggia, ci mettiamo distesi a pancia in giù, allunghiamo bene bene le gambe, bene bene le braccia, appoggiamo il capo a terra in questo modo e facciamo con le nostre mani il movimento che riprende il rumore della pioggia. Quindi iniziamo con una sola mano a battere, una mano, due mani, sempre più forte, sempre più forte. Rallentiamo, rallentiamo, una mano sola, un dito, due dita di una mano, tre dita. Pioggia, lui era diventato una meravigliosa farfalla e verso le nuvole era volato. Quindi sempre nella posizione a pancia in giù, distendiamo sempre le nostre gambe, le nostre braccia, contiamo fino a tre e alziamo contemporaneamente braccia e gambe. E rimaniamo lì, pronti? Uno, due. Di nuovo, su, uno, due, ultima volta, su, uno, due, giù delicatamente. Vi girate lentamente su un fianco e poi vi mettete a pancia in su, in questo modo, perché, visto che alla natura fretta non si può dare, secondo tutte le sue leggi, deve andare. E ci riposiamo come il bimbo che dorme. E prendiamo il nostro amico Bruco, Luigino, ci mettiamo sdraiati a pancia in su. E lui lo adagiamo delicatamente sul nostro pancino. Rilassiamo tutto il corpo, le braccia, le mani le mettiamo lungo il corpo, con i palmi rivolti verso l'alto. Rilassiamo le spalle,
Rilassiamo le gambe, non li incrociamo. E i piedi li lasciamo andare nella loro posizione naturale. Rilassiamo tutto il corpo e chiudiamo gli occhi e la bocca. Perfetto. E intanto Luigino, ci ricordiamo di Luigino, decidiamo di dondolarlo con il nostro pancino. Se portiamo dentro l'aria dal nostro naso e la facciamo arrivare fino al pancino, il pancino si gonfia e Luigino va su. E poi quando l'aria esce dal naso, dalla bocca, il pancino si sgonfia e Luigino va giù. E noi ci rilassiamo. Doniamo al nostro corpo un momento di relax e pensiamo che possiamo anche donare amore e gioia a Luigino, il nostro amico Bruco, dondolandolo per tutto il momento di relax. Luigino va su. Se il nostro pancino va su e Luigino va giù delicatamente, io mi sento bene, sono felice e tutto il mio corpo è meravigliosamente in armonia. Faccio dei bei respiri. Faccio in modo che Luigino si diverta, dondolando sul mio pancino. Riceve coccole, perché più amore dono, più amore ricevo. E sto bene. E poi delicatamente, quando me la sento, inizio a fare dei piccoli e lievi movimenti con le mani, con i piedi, faccio un bel sorriso e apro gli occhi. E quando me la sento passando dal fianco, mi tiro su. E con il mio amico Luigino, vi ringrazio, vi ringraziamo di essere stati con noi in questa meravigliosa puntata di Yoga Bimbi. Vi ricordo anche a mamma, papà e nonni che gli appuntamenti di questa mattina sono terminati con We Like Volvera, ma riprenderanno oggi pomeriggio alle 3 con l'allenamento e i consigli di Alex. E quindi mi raccomando, collegatevi, noi ci siamo. Un grande e immenso abbraccio a tutti con la mia ASD. Domani alle 5 con l'appuntamento di yoga giapponese. Vi mando un affettuoso abbraccio e bacio a tutti da Ilaria, Luigino, We Like Volvera. Alla prossima, ciao!